Ci troviamo nella sala macchine della centrale di Trino, quella che quando si funzionava ospitava le turbine, due turbine, una della potenza di 180 MW e una della potenza di 90 MW, che utilizzando il ciclo termico e il vapore prodotto mediante la reazione nucleare che avveniva all'interno della sezione nucleare della centrale, mettevano in rotazione due alternatori e producevano energia elettrica che veniva poi immessa nella rete nazionale. Ci troviamo nella sala manovre, da questa sala venivano comandate tutte le operazioni della centrale quando era in esercizio e anche dopo in normale manutenzione o ricarica. La sala manovre era sostanzialmente divisa in due parti, delimitate da questo banco. A destra di questo banco avevamo tutta la parte convenzionale, quella del ciclo di produzione di energia elettrica, partendo dalle turbine, alternatore e il comando di tutti i sistemi ausiliari. Questo banco che costituisce la delimitazione delle due aree era quello servito al comando e controllo dei generatori di vapore, cioè il punto di scambio del calore prodotto nel reattore e la generazione di vapore per produrre energia elettrica, e a sinistra di questo banco tutta l'area utilizzata per la gestione del reattore nucleare. Questa era la leva con la quale si comandava la reazione nucleare, cioè l'inserzione e l'estrazione delle barre di controllo, e il pulsante col quale veniva fatto l'arresto rapido del reattore quando avevamo dei problemi di carattere tecnico. Ecco, ci troviamo all'interno di quello che è chiamato buffer temporaneo della centrale di Trino. All'interno di questo edificio, che è stato realizzato con tutti i criteri più moderni di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, sono ospitati 300 fusti a bassissima attività. E avete un'idea di come vengono gestiti attualmente i rifiuti radioattivi. Ogni fusto perfettamente caratterizzato con all'interno tutti i rifiuti supercompattati, impilato all'interno di queste gabbie, costruite con criteri antisismici, che garantiscono quindi una custodia, un'ispezionabilità dei vari fusti per verificare lo stato di corrosione e eventuali perdite, e quindi una gestione in completa sicurezza di quello che è rimasto del vecchio esercizio della centrale nucleare. Ci troviamo sopra la testa del reattore. Questa zona, che si chiama cavità, durante le operazioni di ricarica del combustibile veniva completamente allagata, veniva tolta la testa e poi, mediante una gru che è già stata smantellata, veniva estratto elemento per elemento il combustibile nucleare dal reattore, è posizionato attraverso un canale nella piscina del combustibile che si trova da quella parte nel reattore. In pratica, qui dentro avveniva la reazione nucleare, era a 3 metri sotto la testa di questo recipiente si trovava il nocciolo con 44 tonnellate di uranio, e per mezzo della reazione nucleare veniva prodotto il calore col quale si produceva poi il vapore per poter generare energia elettrica. All'interno di questo reattore avevamo solo acqua, che era mantenuta a una pressione elevata e consentiva che non avvenisse la trasformazione in vapore. La stessa acqua veniva poi raffreddata per mezzo di opportuni scambiatori di calore, cosiddetti generatori di vapore, e trasformandosi in vapore, l'acqua che era contenuta nel generatore di vapore riusciva a far girare le turbine e produrre energia elettrica. Questo reattore attualmente pesa circa 250 tonnellate e le operazioni di smantellamento avverranno per la quasi totalità sotto battente d'acqua. Quindi questa vasca, che attualmente vedete tutta attrezzata per dei lavori, è sottoposta a dei controlli di tutte le saldature, che logicamente sono state fatte più di 50 anni fa, per garantire la tenuta durante le operazioni di smantellamento.